San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Nacque a Bra nel 1786, sacerdote nel 1811, si laureò in teologia e ottenne il canonicato al Corpus Domini di Torino. Nel 1827, dando l'estrema unzione ad una donna respinta dall'ospedale perché malata di tubercolosi, decise di dedicare la sua vita alla carità assoluta. Vendette tutti i suoi averi per affittare due camere in una casa detta della Volta Rossa, dove allestì un piccolo ricovero per malati soli. Nella piccola casa trovarono rifugio moltissimi malati incurabili, vecchi inabili, sordomuti, epilettici, menomati fisici e mentali. Quando in Piemonte si diffuse il colera, la piccola casa fu chiusa. Cottolengo allora fondò un paese per i malati vicino a Valdocco. Morì il 30 aprile 1842.